We did, it all comes down to love. Do I have it in me? Buon anno Italia. Grazie a tutte le amiche, a tutti gli amici che sono sintonizzati con noi. Noi siamo a Bellaria Egea Marina, la città della vacanza, la città dell'ospitalità e ringrazio la Fondazione Verde Blu per l'ospitalità. Un caro saluto da Paolo Teti, un caro saluto dal nostro regista Eugenio Angeli e naturalmente un caro saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in Italia e in Europa. Presidente Paolo Borghesi, grazie per l'ospitalità. Bellaria Egea Marina, la città dell'ospitalità, la città del mare, del sole, del divertimento, dell'allegria. Poche ore fa è terminato nella piazza principale la grande festa di fine anno. È partito un nuovo anno sotto quale auspicio? Beh, innanzitutto un saluto a chi ci segue, un buon anno a tutti e ovviamente a chi è qui in studio con noi, a te Paolo. E che dire, è stato un anno appena terminato difficile, un po' a ostacoli, ovviamente come ogni anno il primo giorno è come un primo giorno di scuola, si hanno tante aspettative, si spera che sia un anno fantastico ed è quello che comunque qui da Bellaria Egea Marina vogliamo augurare a tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo. Bellaria Egea Marina, la dea della riviera romagnola, dicevo la città dell'ospitalità, del mare, della buona tavola, del divertimento, della cultura, dell'arte, della pesca, del turismo, la città della bellezza, perché nel nostro salotto è presente Deborah Ardini, che è di Bellaria Egea Marina, Miss Mamma Italiana Radiosa anno 2019. Grazie Deborah per essere con noi. E a Bellaria Egea Marina, caro Presidente, anche nel 2022 sarà protagonista Miss Mamma Italiana con la sua 29esima finale nazionale. Beh, sì, questo evento l'abbiamo già lanciato durante la finale del 2021, quindi con un anno d'anticipo abbiamo svelato quello che sarà il luogo della finale di Miss Mamma Italiana 2022, sarà ancora Bellaria Egea Marina. Quest'anno, per chi non lo sapesse, ma ormai Paolo Teti l'ha raccontato anche oltreoceano, l'edizione delle finali di Miss Mamma 2022 e saranno una settimana dove ci saranno anche delle masterclass, oltre ovviamente alle canoniche gare finali. Per cui ecco un accrescimento anche dal punto di vista proprio di crescita personale delle mamme che parteciperanno e anche l'idea e la volontà di far fare un po' di vacanza a queste mamme che durante l'anno, diciamolo, spesso si impegnano, faticano e quindi il giusto premio, il giusto riconoscimento credo che sia opportuno, soprattutto in una città come quella di Bellaria Egea Marina che ha fatto come target di riferimento il turismo della famiglia, per cui diciamo che questo concorso si sposa benissimo con quella che è la nostra filosofia di vacanza, ovvero una famiglia con tanti bambini e quindi una città anche dedicata ai bambini a misura di bambino, per cui credo che proprio la festa finale della mamma sia il percorso che conclude e che chiude il cerchio di questo nostro modo di proporre vacanza a chi ci segue, ma a tutti gli italiani e non solo, perché anche dall'Europa vengono tanti bimbi qui da noi.
Sì, siamo visti anche in Europa, per cui salutiamo i nostri connazionali che vivono all'estero. E allora, Presidente, siamo nel cuore dell'inverno, tanto freddo ma tanto calore all'interno dei nostri cuori. In attesa dell'arrivo dell'estate, perché scegliere la città di Bellaria e Giamarina per una vacanza all'aria aperta, per una vacanza con gli amici, con le amiche, con il sole, come diciamo, con la buona tavola, una vacanza a tutto campo? Beh, c'era una canzone, tra l'altro musicata e cantata dal grande compianto maestro Secondo Casadei, che diceva: Bellaria c'è spiaggia, c'è sole, c'è amore, Bellaria si balla, si beve, si canta, e si balla il cia cia cia, più o meno le parole erano queste. Quindi racchiudono in effetti queste parole tutto quello che è l'anima di Bellaria Giamarina, ma Bellaria Giamarina non è soltanto mare, è anche tanto sport, quindi da questa opportunità di vacanza, è anche congressuale, abbiamo un bellissimo centro congressi che durante tutti i 365 giorni dell'anno ospita congressi, convegni, manifestazioni, quindi il nostro turismo è trasversale, senza mai dimenticare ovviamente il focus che è quello sulla famiglia. Però ciò non vuol dire che non diamo appeal, non siamo, diciamo così, pronti per tutti gli altri amici che vogliono venire a Bellaria Giamarina. Per cui è vero, anche durante i mesi magari più freddi, venire a Bellaria si trova la giusta dimensione che ognuno vorrebbe avere, perché è strano, per noi che siamo di Bellaria non riusciamo forse a capire queste cose, ma chi viene da fuori si innamora di Bellaria Giamarina e in tanti poi, dopo aver fatto la vacanza, acquistano la casa per cambiare vita o per magari vivere la loro pensione e la loro vita di pensionati in tranquillità. Quindi questa è una grossa forza di Bellaria, la tranquillità, la serenità, per cui chi viene in vacanza trova queste componenti tutto l'anno. E poi, come diceva il grande Enrico Ruggeri, il mare d'inverno è come un film in bianco e nero, ma delle volte va anche vissuto in bianco e nero perché ti dà quella poesia che altri posti non hanno. Qui mi fermo, se no dopo poi ti interrompo. Per cui, Presidente Paolo Borghese della Fondazione Verde Blu, non solo un bravo presidente, poi ci spiegherà di cosa si occupa Verde Blu, ma anche un poeta, un amante della musica, delle canzoni, delle belle canzoni italiane. Vabbè, qui andiamo a parlare di tanti anni fa, quando facevo il DJ nelle radio, i miei programmi erano soprattutto sulle musiche italiane. Sì, beh, la musica italiana è bella, ma la musica direi che è bella tutta, per cui credo che non ci sia da fare distinzioni. E perlomeno la musica fatta da chi sa veramente suonare, perché purtroppo a volte oggi abbiamo delle musiche fatte da magari meteore che poi scompaiono proprio perché non hanno un bagaglio culturale, musicale alla base. Questo sì, veramente importante. E a proposito di musica, tra un po' la cara Deborah Ardini ci andrà a presentare un'orchestra che è una delle orchestre più longeve della terra di Romagna, un'orchestra che ha 50 anni di attività. Rimanete con noi perché lo andremo a scoprire tra un po'. Ritorniamo alla città di Bellaria e Giamarina, caro Presidente. Dicevamo la Fondazione Verde Blu, l'Associazione Fondazione Verde Blu, che lavora a stretto contatto con l'amministrazione comunale per promuovere 365 giorni di vacanza, 365 giorni di eventi, senza dimenticare coloro che vivono nella città di Bellaria e Giamarina. Sì, certamente. Allora, specifichiamo subito, Verde Blu è una fondazione dove soci ci sono il comune, quindi l'amministrazione comunale, l'associazione commercianti, la cooperativa Bagnini e l'associazione albergatori. Quindi, diciamo, rappresentiamo un po' tutte le forze economiche votate molto al turismo e ovviamente all'amministrazione, per cui rappresentando l'amministrazione, avendo come socio amministrazione, rappresenti un po' anche tutta la città. Con la nostra trasmissione appena iniziata andremo a toccare varie città italiane. Siamo in Romagna, l'anno 2022 è iniziato da poco, ancora tanti cari auguri a tutti voi. Cara Deborah, a questo punto andiamo in musica con una band romagnola, una meravigliosa band che porta il nome dei... Allora, è da Bellaria e Giamarina, augurando a tutti voi un felice anno nuovo, e vi vogliamo dedicare salute a tutti, interpretata dall'orchestra I Falchi. Thank you.
Stanco e deluso dei consigli e proposte finanziarie delle banche e degli intermediari in conflitto di interesse? Sei sicuro che stai effettuando una corretta pianificazione finanziaria? Vorresti iniziare a comprendere i meccanismi della finanza? Siamo un team di professionisti che lavorano ogni giorno duramente per rendere finanziariamente più consapevoli gli investitori. Buongiorno Italia. Prosegue il nostro cammino lungo la nostra bella Italia. Abbiamo raggiunto la città di Grosseto, siamo nel cuore della Maremma, siamo in Toscana, siamo in compagnia del dottor Agostino Ricotta, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il dottor Agostino Ricotta lavora per un importante istituto di credito nazionale. E dal dottor Ricotta, visto che l'anno 2022 è iniziato davvero da poco, voglio chiedere di volerci raccontare il suo percorso professionale e di volerci raccontare anche cosa si aspetta dal nuovo anno appena iniziato. Salve a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare Paolo che mi ha permesso, attraverso il suo invito, di poter disquisire di argomenti che mi stanno molto a cuore, in modo particolare riguardo alla cultura finanziaria dell'investitore medio italiano. Dopo una laurea in giurisprudenza col massimo dei voti ottenuta presso l'Università di Siena, ho intrapreso per alcuni anni l'attività di patrocinatore legale e dal 1999 svolgo l'attività di consulente finanziario. Ho lavorato per diversi istituti bancari e negli ultimi anni ho avuto il piacere di raggiungere risultati professionali molto importanti, anche grazie non solo alla dedizione e all'impegno che abbiamo sempre messo, ma alla costituzione di un team che attualmente è composto da 5 professionisti del settore finanziario. Un impegno importante, un impegno lodevole il suo e quello dei suoi più stretti collaboratori. La sua la possiamo definire una mission? Credo che ogni attività debba avere una mission. Cioè sicuramente si lavora perché l'obiettivo primario è il raggiungimento di un sostentamento economico, ma senza dei valori e una mission credo che non si possa raggiungere gli obiettivi prefissati. In sostanza io aiuto gli investitori, che siano liberi professionisti, imprenditori, persone fisiche, persone giuridiche, a individuare le specifiche esigenze e obiettivi, spesso obiettivi e esigenze neanche conosciute dall'investitore stesso, e attraverso una pianificazione e una strategia personalizzata ottenere, individuando il corretto arco temporale, il raggiungimento di questi obiettivi. Ascoltare il dottor Ricotta è sicuramente un piacere, un vero professionista che opera in questo settore da oltre 20 anni. Ed allora, dottore, le voglio chiedere questo. Come possono essere riconosciute le realtà serie, le realtà vere che operano nel settore della finanza come la sua struttura? Perché sappiamo che deve nascere un rapporto di stima e di fiducia reciproca tra il procacciatore d'affari, tra il consulente finanziario e il cliente finale. Mettiamoci nei panni di coloro che ci stanno seguendo da casa. Come poter riconoscere, come sapere che la persona che ti è di fronte è una persona seria, è una persona professionale, è una persona che può essere sicura dell'investimento che va a fare? Allora, Paolo, per rispondere a questa domanda ho bisogno di alcuni minuti per fare, diciamo, una presentazione e chiarire alcuni aspetti. Noi, il popolo italiano, è il popolo che risparmia più di tutti nel mondo, però d'altro canto è un popolo con un basso livello di cultura finanziaria. E questo perché? Sostanzialmente perché siamo i figli dei bot, cioè negli anni 80, negli anni 90 l'investimento principale era l'acquisto di titoli di Stato con rendimenti a doppia cifra. E quindi ci sentivamo gratificati per avere questi tipi di investimento. In realtà perdevamo denaro. Perché? Perché
l'inflazione presente in quegli anni era nettamente superiore alle performance, alle cedole che questi titoli di Stato garantivano. E quindi è nata da lì una nostra carenza di cultura finanziaria, per cui oggi oltre il 90% del denaro è presente presso le banche, quelle che noi chiamiamo tradizionali, cioè sono gli istituti di credito che noi conosciamo, costituiti da filiali nel territorio. Chi lavora in banca, il direttore e i dipendenti, appunto sono i dipendenti della banca, cioè rispondono alla banca, per cui spesso collocano dei prodotti sulla base di budget, sulla base di impegni che la banca si è presa con i propri azionisti. E spesso si investe per sentito dire, per consiglio dell'amico che lavora in banca, del direttore, e non ci si rende conto che si vengono collocati prodotti che si chiamano della casa, cioè sostanzialmente prodotti il cui collocatore e il gestore di questi prodotti è la banca stessa. Faccio un esempio, Paolo, mi permetta se la coinvolgo in questo esempio. Ipotizzi se lei dovesse andare a fare la spesa presso un supermercato. E questo supermercato, il primo che viene in mente, è Conad. Andrebbe a fare la spesa se trovasse negli scaffali i prodotti solo marchiati Conad? E ad esempio non trovasse la pasta Barilla, i biscotti Mulino Bianco, la Nutella Ferrero? E trovasse solo prodotti marchiati Conad? Il suo esempio è un esempio lampante, un esempio classico, per cui vuol dire non essere canalizzati solo ed esclusivamente su un prodotto specifico, ma poter avere una mente libera per poter capire su quale prodotto tu puoi lavorare, tu puoi scegliere, tu puoi decidere di intervenire. Esatto, questo è il primo aspetto. Quindi noi andiamo in banca e troviamo solo prodotti di quella banca e ci affidiamo a quei prodotti. E questo è il primo problema. Quindi la differenza di un consulente finanziario è quello che lavora presso un istituto di banca, ma non è pagato dalla banca in funzione di uno stipendio, ma in funzione dei risultati che riesce a far ottenere ai propri clienti. Chiariamo una cosa, non si dà il mandato, non si dà in gestione direttamente il denaro al consulente finanziario. Il rapporto è sempre tra la banca, per cui il consulente finanziario ha un mandato e lavora, e il cliente, quindi è la banca che detiene questo denaro. Ma tramite le scelte condivise con il consulente finanziario, mi permetta, probabilmente guidate dal consulente finanziario, si fanno delle scelte dove il rendimento, i risultati che si ottengono sono proporzionali anche al guadagno del consulente finanziario. Quindi, a differenza di una banca tradizionale, esiste non un conflitto di interessi, ma esiste una unione di interessi. Per cui, per chiarire la mia posizione, se tutti i clienti a me abbinati che lavorano presso l'istituto bancario per cui lavoro domani interrompessero il rapporto con la banca, io non avrei nessun ritorno economico. Questo che cosa stimola? Stimola a formarsi, a conoscere e a lavorare nell'interesse del cliente, a differenza dell'impiegato di banca, il quale, ovviamente, avendo il suo stipendio, è assolutamente indipendente dai risultati che riesce ad ottenere. E poi, se il consulente finanziario, come la scelta che ho fatto, lavora per un istituto bancario che è una piattaforma aperta attraverso la quale io posso accedere alla stragrande maggioranza dei prodotti e servizi bancari, non limitandosi a quelli della banca, è ovvio che questo conflitto di interessi si azzera, perché la scelta sarà frutto proprio di una valutazione soggettiva nei confronti del cliente. Termino dicendo che parliamo di prodotti, parliamo di servizi, parliamo di performance, ma in realtà non è questa la parte più importante. La parte più importante è qui che si evidenzia la carenza della cultura finanziaria, è quello di pianificare, cioè io devo individuare gli obiettivi e le esigenze del cliente. Devo individuare l'arco temporale entro il quale voglio raggiungere questi obiettivi. Devo pianificare attraverso una pianificazione e strategia personalizzata. Devo monitorare e solo a quel punto scelgo il prodotto. Faccio un esempio. Devo scegliere l'acquisto di un'auto. Ho la possibilità di scegliere una Ferrari o una Panda 4x4. Quale auto scelgo? Di primo impatto potrei valutare
di acquistare la Ferrari, perché la ritengo una macchina superiore alla Panda 4x4. Ma se l'obiettivo è quello di utilizzare l'auto per andare in campagna e raccogliere i frutti dell'orto, ovviamente la mia scelta ricadrà non sulla Ferrari, ma sulla Panda 4x4. Questo per significare come lo strumento è funzionale agli obiettivi prefissati. Troppo spesso si sente dire: ma il direttore mi ha detto che questo prodotto è buono. Buono rispetto a cosa? Che questo prodotto posso toglierlo quando mi pare? Spesso non è vero. Non conosco i costi occulti che ci sono negli strumenti finanziari, spesso non sono occulti, ma è ovvio che se sono indicati in un prospetto informativo di 150 pagine, ovviamente sono occulti per un profano. Quindi essenzialmente io mi ritengo un pianificatore e mi ritengo un gestore delle emotività. Ne parleremo poi, avrò occasione di dirlo successivamente, perché la parte più difficile non è gestire l'asset di portafoglio dei clienti, ma gestire l'emotività dell'investitore. Lei ha detto una cosa molto intelligente, non solo una, più di una. Quella che mi ha colpito maggiormente è quella della non conoscenza della stragrande maggioranza degli italiani del mondo della finanza, del mondo del risparmio. Ed allora, cosa possiamo fare noi addetti ai lavori, ma in modo particolare i professionisti, gli stimati professionisti, come è il dottor Ricotta, per poter entrare nelle case della gente, per dare fiducia alla gente, per poter far capire alle persone come poter investire e come potersi muovere nel modo migliore nel mondo della finanza? Per prima cosa bisogna rivolgersi a un professionista e possibilmente questo professionista non sia in conflitto di interessi. Se io sono dipendente di un istituto bancario, ho conflitto di interessi. Posso anche avere buone intenzioni, ma ovviamente sono pagato da un datore di lavoro. Se io sono pagato, il mio risultato economico è legato ai risultati che offro e che riesco a far ottenere ai miei clienti, all'investitore, ovviamente questo conflitto di interessi non c'è. A questo punto uno si potrebbe chiedere: ma un professionista quanto costa? Ecco, un professionista a un investitore non costa nulla, perché il sottoscritto è pagato direttamente dalla banca in base alle masse che gestisco. Quindi il cliente riceve un'assistenza senza dover pagare questo professionista. Non che il professionista non sia pagato, ma la movimentazione di queste masse genera dei profitti alla banca, di cui il professionista normalmente al massimo di livelli partecipa al 50%. Quindi sostanzialmente bisogna affidarsi a chi riesca a partire da zero, cioè sostanzialmente dia il primo tempo che concede al cliente è quello di dare le prime basi per comprendere come ci si muove. Poi, ripeto, esistono degli istituti bancari che hanno delle piattaforme aperte dove io posso accedere alla stragrande maggioranza dei prodotti, e quindi l'esempio che abbiamo detto Conad, quindi non avere solo i prodotti targati Conad. E poi metterò la prova. Io per esempio col mio team do la possibilità a chi è interessato a mostrarci i rapporti bancari che ha e noi rifacciamo gratuitamente, senza alcun impegno, l'analisi dei suoi rapporti. Parliamo sempre di performance. Io dico che la performance è la ciliegina sulla torta. Dobbiamo cominciare a valutare la torta. Faccio un esempio. È inutile che io do una performance a un imprenditore e poi non gli ho protetto il capitale da eventuali azioni creditorie in caso di fallimento. È inutile che io do performance a un soggetto e poi nella successione generazionale, quando c'è la successione, gli eredi devono pagare importi salatissimi di imposti di successione. Quindi attenzione, che la performance è un aspetto della gestione del consulente finanziario, ma c'è un 360 gradi da gestire. Quindi ci sono gli aspetti di ottimizzazione fiscale, di protezione del capitale, di valutare la successione, di creare dei trust per tutelare eventuali figli che hanno degli handicap. Quindi questo fa il consulente finanziario. Un altro aspetto è l'aspetto dell'ottimizzazione fiscale. Troppo spesso si fanno investimenti e poi non si creano delle compensazioni tra minus plus. Ora dico i primi concetti che posso esprimere in pochi minuti. Ma la professione è molto più complicata rispetto
mi permetta quello che in banca mi dice questo prodotto è buono, perché il concetto di buono è ovviamente relativo. Dottore, il tempo corre, il tempo è tiranno. Ho letto questo, che secondo alcuni studi, alcuni dati, nei conti correnti degli italiani sono presenti oltre 1.700 miliardi di euro, 1.700 miliardi di euro nei conti correnti bancari. Com'è possibile spiegare un dato così forte, così importante a livello di numeri, 1.700 miliardi di euro? Questo è la conseguenza della mancanza di cultura. 1.700 miliardi è oltre un terzo del denaro circolante in Italia. E questo denaro sta da anni a rendimento zero. È un grandissimo regalo che gli investitori stanno facendo alle banche, che hanno la possibilità di prestare questo denaro a tassi del 2, del 3, del 4% a costo zero. Questo comportamento dell'investitore è senza costo per l'investitore stesso? È un costo salatissimo. Perché è vero che 100.000 euro che io ho nel conto corrente mantengono il valore nominale di 100.000 euro, ma purtroppo esiste in economia e in finanza l'inflazione, che va a decurtare il potere di acquisto di questo denaro. Per cui se io devo comprare un oggetto oggi e ho necessità di 100 euro per acquistarlo, se l'anno successivo ho necessità di 102 euro, vuol dire che i miei 100 euro hanno perso il potere d'acquisto del 2%. I calcoli e le stime precise dicono che negli ultimi 20 anni l'inflazione ha eroso il 33% del capitale. Cioè vuol dire che chi avesse detenuto negli ultimi 20 anni i soldi nel conto corrente avrebbe mantenuto sì nominalmente lo stesso importo, ma avrebbe perso il 33% del suo potere di acquisto. Ora capite che questo può succedere in un paese dove manca la cultura finanziaria, altrimenti non si avrebbero comportamenti così dannosi per se stesso. Un ultimo dato, negli ultimi 20 anni chi avesse investito senza nessun consulente, ma comprando due strumenti che diversificavano 50 azionario e 50 obbligazionario, nonostante crollo Torre Gemelle, bolla di internet nel 2000, Lehman Brothers fallimento 2008, euro sì, euro no, Grecia, Covid, eccetera, avrebbe ottenuto senza fare nulla oltre l'8% medio anno, cioè 8% moltiplicato 20. L'investitore medio ha avuto performance inferiori al 3% medio anno, cioè vuol dire che il nemico principale dell'investitore è se stesso, perché si muove sulla base di input che i media danno e che fanno fare danni. Quindi c'è la necessità di avere un consulente finanziario che guidi non solo la gestione dell'asset finanziario, ma soprattutto la gestione dell'emotività dell'investitore. Dottor Ricotta, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. È stato un piacere poterla incontrare, poter dialogare con lei. Mi auguro che il messaggio che ha lanciato tramite le nostre telecamere sia giunto e sia stato raccolto da coloro che ci hanno seguito. Buon anno, dottor Ricotta, buon anno Italia, la nostra trasmissione continua. Sei stanco e deluso dei consigli e proposte finanziarie delle banche e degli intermediari in conflitto di interesse? Sei sicuro che stai effettuando una corretta pianificazione finanziaria? Vorresti iniziare a comprendere i meccanismi della finanza? Siamo un team di professionisti che lavorano ogni giorno duramente per rendere finanziariamente più consapevoli gli investitori.
Grazie Paolo, ci troviamo negli studi televisivi di Osimo, in provincia di Ancona. In mia compagnia Ginetta Caruba, Miss Mamma Italiana Romantica Evergreen 2021, una Miss Mamma, un'insegnante, una scrittrice che ha vinto diversi premi, numerosi premi letterari. Ginetta, ci vuoi presentare l'ultimo dei tuoi premi ricevuti? Con molto piacere. Come ha detto Barbara, sono Ginetta Caruba e appunto ho vinto diversi premi letterari. In ordine di tempo, quello recentissimo che ho ricevuto a Termoli è Premio Adriatico. Il Premio Adriatico è un premio molto ambito perché riguarda vari ordini. Io l'ho ricevuto per la scuola e questo premio mi ha dato la possibilità comunque di far conoscere i miei progetti scolastici anche ad altre persone. Quindi sono stata ben felice di presentare i miei progetti scolastici anche ad altre persone. Comunque tutte le persone che presenziavano a questo premio erano legate in qualche modo al mare Adriatico. Come è nata, Ginetta, la tua passione per la scrittura? La mia passione per la scrittura è nata tramite varie letture. Io sono stata sempre un'appassionata di letteratura italiana e quindi leggendo i classici della letteratura italiana mi hanno ispirato, diciamo, a scrivere, mi occupo soprattutto di scrivere brevi racconti legati al mondo femminile. Un altro premio che ho vinto è stato un scrivile, i pensieri e riflessioni per le donne. Questo premio è stato fatto a Cervia e il mio racconto è stato pubblicato in un libro appunto dedicato alle donne. Mi sono classificata terza con un breve racconto su una donna che si chiamava Sibilla Leramo e il racconto si intitola Il coraggio di cambiare. Hai toccato l'argomento delle donne. Tu, Ginetta, sei una donna che da sempre combatte e si schiera, diciamo, contro la violenza del mondo femminile. Ci racconti in breve questa tua parte, diciamo, molto importante che svolgi in questo settore, in questo mondo? Sì, allora, da circa un anno e mezzo appunto mi occupo soprattutto di combattere la violenza contro il genere femminile. E in che modo? Conduco una rubrica su una TV privata che appunto mi dà la possibilità di parlare, di mettere in luce quelli che sono gli aspetti negativi appunto della violenza contro le donne. E in un primo momento questa rubrica era appunto legata al mondo femminile, legato proprio alla violenza di genere. Invece quest'anno mi sto occupando di donne che si sono distinte in vari ambiti, dall'ambito letterario a quello politico, a quello scolastico, a quello sociale. Quindi in questa rubrica io tocco vari temi e varie donne che appunto, come dicevo prima, si sono distinte in ambiti molto importanti. Donne che magari sono state messe da parte e che non hanno avuto il giusto riconoscimento nella società odierna. Per esempio, la settimana scorsa ho parlato di una donna che è praticamente sconosciuta al mondo femminile, cioè la prima donna laureata, che è Elena Piscopia Cornaro. Questa donna ha fatto tantissimo perché è stata la prima donna laureata italiana e grazie a lei altre donne hanno avuto il coraggio di proseguire gli studi, di laurearsi e quindi di essere associate al mondo maschile. Tu, oltre che scrittrice, prima di tutto sei insegnante. Come trasmetti questi tuoi valori ai bambini? Perché tu sei un'insegnante di scuola primaria, quindi ai bambini e alle bambine che insegni, a cui insegni. Allora, ricollegandomi al premio Adriatico che ho avuto,
Quando mi hanno chiesto la motivazione per cui mi sono portata all'insegnamento, per cui faccio il mestiere di insegnante, io ho detto proprio che l'insegnamento, oltre alla didattica vera e propria, l'insegnamento ti dà la possibilità di trasmettere alle future generazioni quelli che sono i veri valori. Quali sono i veri valori? La pace, la cultura, la solidarietà. E poi in tanti anni ho imparato che i bambini devono essere trattati tutti allo stesso modo. Quindi ho cercato sempre di attuare una didattica inclusiva e mai esclusiva. Quindi tutti i bambini sono trattati allo stesso modo e quindi l'inclusione è la parte che più mi affascina della scuola primaria. Tornando al tema del nostro dialogo, che è la scrittura, tu hai scritto diversi libri, diversi brani. Qual è quello in breve a cui sei più affezionata? Allora, il racconto a cui sono affezionata si intitola Oltre il mare e parla di una donna che è partita dalla Nigeria e è arrivata a Lampedusa e finalmente a Lampedusa ha raggiunto l'obiettivo comunque di salvare non tanto se stessa quanto la bambina. E quindi questo racconto mi ha dato proprio la possibilità di parlare dell'integrazione, che è un argomento che mi sta veramente a cuore, oltre al mondo femminile, diciamo. Siamo a inizio anno, da poco abbiamo iniziato il 2022. Cosa si augura e quali sono i progetti di Ginetta proprio nel 2022? Allora, i miei progetti riguardano sicuramente il mondo di Miss Mamma e poi comunque in cantiere diversi progetti che appunto, come dicevo prima, riguardano la scrittura. Uno di questi è un racconto che verrà, che già sto scrivendo e che verrà pubblicato in un'antologia e che verrà pubblicata sia in Italia che a Londra. Quindi questa è una cosa che mi inorgoglisce parecchio e insomma mi fa piacere che anche il mio racconto venga pubblicizzato anche a Londra, io insieme ad altre scrittrici. Grazie Ginetta, e ora un breve stacco pubblicitario. Per traslochi in tutta Italia e nel mondo, depositi, facchinaggio, custodia e noleggio, è a tua disposizione Nuova Remi di Forlì. Richiedi un preventivo gratuito chiamando il numero 335 1250 084. Scegli Nuova Remi Forlì. Buon anno Italia, sono Barbara Santorelli da Forlì. Mi trovo qui al Controsenso Club di Forlì, storica discoteca aperta da tantissimi anni, e ci troviamo con Marco Trevi, un grande investitore e imprenditore forlivese, e che ha quest'anno deciso di intraprendere una nuova, un nuovo, così possiamo chiamarlo, obiettivo, sì. Per il mondo dei giovani, che è quello di ritornare a investire su quello che sono i locali e le discoteche. Sì, un patrimonio forlivese immobiliare che chiaramente ha avuto in quest'ultimo periodo particolari problemi. La speranza è che questa acquisizione porti ai nostri giovani un punto di incontro in un locale, in un ambiente che era destinato altrimenti a diventare, come tante altre situazioni, una situazione di appartamenti, e quindi non veniva più gestito il locale adeguatamente. Per i forlivesi sarebbe mancato assolutamente un punto di incontro, soprattutto per i nostri ragazzi. Da qui abbiamo deciso di investire in questo ambiente. Qui vicino verrà anche un hub per gli studenti universitari, quindi abbiamo investito nel locale perché riteniamo, dopo tanti anni che ho passato in giro per l'Italia, di investire nella nostra città, e ritengo di avere anche trovato dei validi collaboratori che insieme, appunto, con cui gestire il locale, e qui a fianco a me c'è proprio una di queste persone che con me porta avanti questo progetto, che è Corrado. Esatto, abbiamo qui con noi Corrado Pilato, un ragazzo giovanissimo che viene dalla Sicilia
che si dà da fare per questa nuova avventura nel mondo delle discoteche. Corrado, sono stati 2 anni difficili dove sicuramente i giovani hanno subito tanto, sia sull'aspetto molto probabilmente scolastico e di studio, ma anche su quello che è il mondo del divertimento. Io in primis ho vissuto gli anni più belli della mia vita dentro questo locale, quindi sono onorata di essere qua con voi. E, dimmi un pochino le sensazioni passate in questi 2 anni e quello che è il vostro obiettivo per l'anno 2022. Sì, sicuramente questi 2 anni sono stati dei anni duri, soprattutto per i ragazzi della nostra età, anche più giovani di me, abituati a passare i loro fine settimana qui dentro, potendosi finalmente anche dimenticare della pesantezza dei 2 giorni durante la settimana. Fortunatamente adesso abbiamo un nuovo progetto molto ambizioso, e grazie soprattutto a Marco che ci ha dato fiducia. Siamo qui dentro già da diversi anni. E fortunatamente adesso abbiamo tutte le carte per poter ripartire e poter tornare a far divertire i ragazzi, dare anche del nuovo passatempo per i ragazzi forlivesi, soprattutto anche dei ragazzi universitari, che arrivando in una città come Forlì possono trovare in questo locale un luogo di sfogo, un luogo di divertimento, sicuramente tornare come lo eravamo anche negli anni passati, un punto di riferimento per tutto quello che riguarda il divertimento forlivese. Allora, già dagli ultimi mesi di fine anno, quindi siete riusciti a fare un po' di serate. La prima serata che avete fatto qui dentro, quali sono state le emozioni e quello che magari avete visto negli occhi dei ragazzi? Perché dopo tanto tempo ristretti e chiusi tra virgolette in casa, di sicuro molto probabilmente nei loro occhi c'era libertà. Ah, sicuramente nel giorno che siamo usciti con la prima locandina abbiamo notato che c'è stata una pioggia di messaggi di conforto, di incoraggiamento da parte di amici storici, di persone che hanno lavorato qui anche negli anni passati, anche gente più grande che ha vissuto, come dicevi prima, gli anni più belli della loro vita. Quindi notiamo che c'è un notevole ottimismo, un grandissimo ottimismo da parte del pubblico forlivese. E questo ci dà forza, vedere nei volti dei nostri clienti il divertimento, la gioia, soprattutto un divertimento sano, perché questo locale qui è stato sempre un punto di riferimento per il divertimento sano. Questa è una cosa che tendo a sottolineare. E vedere che questo finalmente torna negli occhi dei nostri clienti a noi ci riempie il cuore di gioia. Quindi sicuramente notiamo, penso che sia la nostra benzina, capire che le persone ci continuano a sostenere nonostante i periodi di difficoltà. Siamo molto molto ottimisti, molto contenti dei risultati raggiunti e siamo molto positivi per quello che può essere il futuro di questo locale e il futuro anche del nostro lavoro. E noi ve le auguriamo con tutto il cuore che sia un altro anno ricco di soddisfazioni. Tu Marco, cosa hai provato nelle prime serate di apertura del locale dove hai investito tempo e denaro? Beh, innanzitutto ritrovare amici, genitori che come me portano i figli in discoteca e quindi ritrovare persone che effettivamente hanno lasciato un segno e lasciano tuttora un segno imprenditoriale nella nostra città. A me quello che piace ripetere è che trovarsi di fronte un centinaio di ragazzi di Forlì impegnati nell'ambito dell'organizzazione con vari ruoli all'interno del locale e anche fuori, per me è un segno tangibile che il mondo economico forlivese può ripartire alla grande e nello stesso tempo ricordare che la nostra porta è aperta, abbiamo questa possibilità di poter dare effettivamente alla nostra città un segnale tangibile importante, un luogo sicuro dove i nostri ragazzi possono effettivamente passare qualche ora di gioia. Quindi il rivedere questo locale aperto per me è stata una gioia immensa e mi ha fatto tornare anche giovane, visto che non sono più un ragazzino.
Infatti ci siamo ripromessi, vero, di organizzare una serata di quelli che non sono più ragazzini. E cosa ti auguri per questo 2022, per tutti questi ragazzi che fanno parte dell'organizzazione, ma per tutti quelli anche che partecipano nelle serate? Continuare a divertirsi, continuare a vedere la vita con gioia e continuare a sperare che comunque questi locali devono rimanere assolutamente aperti per dare appunto un momento di gioia non solo ai ragazzi giovani ma anche noi che abbiamo la possibilità di ritornare su questi luoghi. Bene, bene. Parlando di organizzazione, Corrado, vero, dietro c'è tanto nell'organizzazione di un locale. Vogliamo un pochino dire le cose più, non so, più principali o comunque il tempo che vi porta nell'organizzazione? Ah, assolutamente sì, l'organizzazione sicuramente porta un carico di lavoro non indifferente, ma allo stesso tempo è un carico di lavoro che in qualche modo sosteniamo. Ci piace poter delegare, soprattutto tanti ragazzi che io ormai sono 6 anni che lavoro in questa struttura e ho cominciato come un cameriere. Vedere anche oggi che tanti ragazzi si approcciano al mondo della discoteca perché diventa un vero e proprio lavoro e poi si assumono anche delle responsabilità, vedo anche una crescita professionale da parte di queste persone. E mi riempie il cuore, lo ripeto, vedere che dei ragazzi responsabilizzati si sentono allo stesso tempo anche valorizzati. L'organizzazione quindi va distribuita, non siamo in pochi a decidere, anzi vogliamo sempre che una decisione venga presa in più persone, coinvolgendo anche i ragazzi che lavorano con noi. Devo sottolineare anche il fatto che molti universitari, essendo che anche io sono venuto qui da universitario, si approcciano a questo locale come fonte di lavoro. Ed è lì la cosa principale. Questo qui non è semplicemente un divertimento, è anche un lavoro per molte persone, per molti ragazzi che per la prima volta magari non hanno quel tempo libero sufficiente da fare un mestiere, ma piuttosto quel lavoro serale nel fine settimana garantisce, soprattutto a un universitario fuori sede, di guadagnare quei 300 o 400 euro che gli permettono di andare a mangiare fuori la pizza con gli amici o fare un regalo alla mamma o aiutare i genitori nel pagare l'affitto. Questo penso sia uno degli aspetti principali e su quale noi puntiamo tantissimo. Sì, infatti Forlì è un grande polo universitario e siamo contenti di vedere tanti ragazzi che arrivano da diverse parti d'Italia e sicuramente il fatto di magari trovare in questo locale anche la possibilità di un aiuto economico dà tanta soddisfazione. E Marco infatti prima parlava che una parte di questo locale è adibita anche, no, a tutto quello che è il mondo universitario, quindi a stanze, una sorta di dormitorio, no? Lo possiamo chiamare così. Stiamo predisponendo quello che è un hub per gli universitari dove appunto è previsto una sorta di dormitorio appunto per i ragazzi con tutta una serie di funzioni accessorie necessarie, ma di fatto è anche la rivitalità di tutto quello che è l'area del centro storico che grazie a Via dei Filergiti che sta riprendendo un attimo a rifiorire come è stato nel passato, diciamo, riteniamo di poter dare a quest'angolo del centro storico diciamo un impronto un pochino più giovane, un pochino, diciamo, che può poi dar seguito nel resto del centro storico a una vitalità che è necessario riportare. Vediamo in altre città questo rifiorire, abbiamo bisogno che anche il Forlivese creda nel proprio centro storico e noi facciamo di tutto anche per aiutare e supportare altri imprenditori che come noi hanno creduto in questo centro storico. Ed è bello sentire persone come voi che credono nella rifiorire nella zona forlivese, sul campo dei locali, dell'attività e tutto quello che è il mondo imprenditoriale. Io vi ringrazio, della vostra presenza, vi auguro tutto quello che può essere un anno 2022 ricco di soddisfazione sia a livello chiaramente legato al locale ma sia anche a livello di studio e dei giovani perché hanno bisogno tanto di ripartire e vi ringrazio di essere stati qui con noi, quindi vi saluto con Marco e Corrado dal Controsenso Club e buon anno Italia a tutti.
Un caro saluto a tutti da Bellaria Egea Marina. Io sono Camilla Spinelli e per incominciare voglio augurare a tutti un buon anno 2022 all'insegna della salute e della serenità. Oggi sono qui per dare un piccolo e modesto consiglio al gentil sesso sugli abiti da indossare in relazione alle caratteristiche dei segni zodiacali. Questo lo farò con l'aiuto delle nostre splendide modelle da cui potrete trarre ispirazione per i vostri outfit sia per recarvi al lavoro e per il tanto amato shopping. Non indugiamo oltre, iniziamo subito con il primo segno zodiacale. Il primo segno dello zodiaco è l'Ariete. Questo segno è uno dei segni di fuoco per eccellenza ed è governato dai pianeti Marte e Plutone. È audace, espansivo ed energico e non si lascia mai mettere in ombra da nessuno. La donna Ariete è ambiziosa, avventurosa, è una creatura appassionata a cui piace rivestire incarichi di comando, mostrando anche un lato androgino di cui va molto fiera e che si nota molto nei suoi outfit, che predilige di toni caldi ed accesi. Per questo un tailleur giacca pantalone abbinato ad un tacco vertiginoso è la combinazione perfetta del lato femminile e maschile che risiede dentro l'Ariete, come ci dimostrerà la nostra prima modella Melissa. Melissa indossa un bellissimo completo color fuoco, un tono assolutamente adatto a questo segno molto focoso, con un'aggiunta di animalier che va benissimo per questo segno. Grazie Melissa! Il secondo segno che andiamo a guardare è il Toro. Il Toro è il primo dei tre segni di terra ed è governato dal pianeta Venere. È quello che più di tutti ama stare all'aria aperta, a godersi anche in solitaria piacevoli momenti di relax. Potenza di individualismo, senso artistico e lealtà sono solo alcuni dei pregi delle donne Toro, che anche nell'abbigliamento amano esibire con disinvoltura pratici outfit adatti al loro stile di vita. Per questo motivo capi di vestiario comodi, preferibilmente di tonalità che richiamano la natura, come una camicia a quadri, jeans strappati e stivali sono l'ideale per la donna Toro, come ben lo rappresenta la nostra modella Antonella. Da notare gli stivali di Antonella con i colori della natura, verde, giallo. Antonella ha dato anche un po' di tocco da cowgirl con questo cappello. Grazie mille Antonella. Il terzo segno dello zodiaco è quello dei gemelli. Il segno dei gemelli è originale ed imprevedibile e, come tutti i segni d'aria, vuole sempre comunicare qualcosa agli altri. È governato dal pianeta Mercurio. La donna gemelli è piacevolmente curiosa ed attenta ad ogni particolare. Ha un forte senso teatrale ed è dotata di spiccata simpatia che la rende in ogni contesto sempre originale. Anche nell'abbigliamento si distingue per lo stile hipster, che ama sfoggiare nel corso delle relazioni sociali che ama intrattenere. I must have sono sneakers, jeans attillati, giacca di denim e ovviamente una t-shirt con sopra una scritta che aiuti il gemelli ad esprimersi anche attraverso il suo outfit, così come rappresentato dalla nostra modella Sandra. Vediamo che Sandra ha una t-shirt con sopra un disegno. Visto che i gemelli amano sempre esprimersi. Le sneakers sono molto comode per i gemelli per andare ad incontrare tutte le persone con cui vogliono intrattenere delle relazioni sociali. Grazie mille! Il quarto segno dello zodiaco è il segno del Cancro. Questo segno è governato dalla Luna, è dolce e pacato e come tutti i segni d'acqua è sensibile e riservato. La donna Cancro ama il vintage, tant'è che non sarebbe affatto strano trovarla frugare nel vecchio armadio della nonna
alla ricerca di capi idonei per creare uno stile comfy chic molto attuale. Nel guardaroba della donna cancro, infatti, non possono assolutamente mancare vestiti in pizzo abbinati a collane e braccialetti di perle, come ben rappresentato dalla nostra modella Paola. Paola indossa un bellissimo abito in pizzo con delle sneakers. Per un look meno impegnativo per il cancro possiamo anche valutare una salopetta abbinata ad una maglietta colorata con delle sneakers. Il quinto segno dello zodiaco è quello del leone. Questo segno è governato dal sole, è fiero ed ambizioso ed ha una grande stima di se stesso. La donna leone ama mettersi in mostra ed essere ammirata da tutti e per questo adora esibire look da diva ad ogni ora del giorno e della notte, stravolgendo le convinzioni. Un abito con le paillette oro accompagnato da stivali alti si rivela un outfit perfetto per le nostre leoncine, le quali ovunque si trovino amano creare stupore e sorpresa fra i presenti per lo stile anticonformista. Ricordiamoci infine che il colore del leone è l'oro, quindi ogni capo di questa intonazione sarà perfetto per far brillare la donna leone come il sole. La nostra modella Adriana è la rappresentazione più fedele. Adriana indossa un lunghissimo abito di paillette color oro. Grazie mille Adriana. Il prossimo segno è quello della Vergine. È governato dal pianeta Mercurio e ciò rende i nati sotto questo segno razionali, analitici e spesso puntigliosi. La Vergine riflette questo comportamento anche nel suo abbigliamento, quindi tutto ciò che non si presta ad essere messo in discussione risulterà un outfit perfetto in qualunque circostanza. Le donne della Vergine amano sentirsi a proprio agio nei loro capi minimal, perfettamente stirati ovviamente, quindi esagerare con abiti pomposi non è assolutamente nella natura di questo segno, perché si discosterebbe dal suo carattere composto e serioso. Al contrario, lo stile classico, che più classico non si può, è proprio quello che cerca: un pullover a collo alto con un pantalone a sigaretta ed un mocassino diverranno un outfit pratico per la vita quotidiana, come ci mostra la nostra modella Donatella. Donatella ci mostra un outfit perfetto per qualsiasi occasione, soprattutto per andare in ufficio. Grazie mille, Donatella. Il prossimo segno è quello della Bilancia. Il segno della Bilancia è amante del bello e dell'armonia e sa mettere a proprio agio chiunque gli stia attorno. In questo segno vi sono due pianeti contrapposti. Si tratta di Saturno, pianeta del rigore, e di Venere, pianeta del fascino e della bellezza. Anche nell'abbigliamento, quindi, la Bilancia potrebbe stupirvi variando dall'uno all'altro stile anche nello stesso giorno. Via libera quindi ad abiti da cocktail, con décolleté e a gonne sotto al ginocchio, ma anche a pantaloni che finiscono perfettamente sopra la caviglia e un maglioncino. Alla fine si sa, indossa questo segno, tutto diventa chic e favoloso. Ricordiamoci però che la Bilancia predilige il bianco ed il nero, senza strafare con toni animalier e colorati. La nostra modella Patrizia ce lo dimostra indossando un tubino nero con una camicetta ed un tacco a spillo, presentandoci un outfit impeccabile per le donne Bilancia. Molto elegante la nostra Patrizia, proprio come una vera Bilancia. Grazie mille Patrizia. Il prossimo segno è quello dello Scorpione. Lo Scorpione è un segno d'acqua ed è governato da Plutone e Marte. È misterioso, coraggioso e tenace. Dotata di buon senso critico e amante del perfezionismo, la donna dello Scorpione è capace di attirare anche solo con uno sguardo. Tuttavia non rinuncia assolutamente a risaltare il suo sex appeal anche attraverso il guardaroba.
servizi, capi in pelle, lattice e tacchi alti. Tutto rigorosamente nero, ovviamente, anche se per staccare un bel rosso scuro o un viola enigmatico sono perfetti per lasciare di sé un'immagine indecifrabile e profonda. Perciò un pantalone nero attillato abbinato ad una maglia viola con gli immancabili tacchi a spillo e una giacca di pelle sono l'ideale per la donna scorpione, come ci mostra la nostra Lorenza. La nostra Lorenza tutta in pelle che stacca con un bellissimo top viola scuro. Immancabili anche gli accessori, ovviamente. Grazie mille, Lorenza. Il prossimo segno è quello del Sagittario. Questo segno è governato da Giove e ciò lo rende uno spirito libero che ama viaggiare ogni volta che ne ha l'occasione. Le persone che appartengono a questo segno sono estroverse, altruiste, ma soprattutto amanti dell'avventura. Le donne Sagittario quindi non sono adatte ai capi stretti e ai bottoni troppo allacciati, anzi, un vestiario comodo e sportivo è perfetto per agevolare questo segno nelle sue esplorazioni attorno al mondo. Questo segno ha bisogno di sentirsi in vacanza sempre, anche quando apre l'armadio. Leggings confortevoli, top sportivo e scarpette da ginnastica ed il Sagittario sarà pronto a partire con lo zaino in spalla. La nostra modella Serena ne è un chiaro esempio. Serena è davvero pronta a partire per una vacanza. Assolutamente sempre outfit comodi per il Sagittario. Però un po' di tacco nelle scarpette da ginnastica può essere un must. Grazie mille! Il prossimo segno è quello del Capricorno. Il Capricorno, segno dominato dal pianeta Saturno, che è noto per la determinazione ma soprattutto per l'attitudine al lavoro e alla responsabilità, è un segno che adora far emergere la sua serietà e compostezza anche nei suoi look. Le donne Capricorno si contraddistinguono anche grazie al loro stile androgino e per la loro passione verso i capi maschili, che riescono sempre a sfoggiare con innata eleganza e femminilità. Infatti un taglier gessato con un tacco raffinato conferirà quell'aura professionale che il Capricorno brama ardentemente di emanare. La nostra Grazia è un esempio perfetto del look di una donna Capricorno. Anche Grazia è pronta ad andare in ufficio. Con degli accessori che donano ancora più femminilità e un top brillantato. Grazie mille! Il prossimo segno è quello dell'Acquario. È governato da Urano, il pianeta innovatore per eccellenza. Ciò rende questo segno di natura creativa, anticonformista e sempre all'avanguardia. Il bello di questo segno è che qui tutto è concesso, proprio perché le regole vengono volontariamente e consapevolmente rinnegate, soprattutto nei suoi look. Alle donne Acquario piacciono i capi unici, con delle stampe, ricami originali e tinte fuori dall'ordinario, proprio come sono loro. Sarà impossibile vedere una persona appartenente a questo segno indossare un outfit total black, poiché non riuscirebbe a far trasparire appieno il lato sognatore e creativo che caratterizza l'Acquario. Perciò un abito con una stampa stravagante ed un tacco che si riveleranno un look azzeccatissimo per questo segno trendsetter. Franca, la nostra modella, ce lo dimostra. La nostra Franca è elegantissima con quest'abito un po' stravagante e pazzerello come l'Acquario. Grazie mille! L'ultimo segno dello zodiaco è quello dei pesci.
Questo segno è governato da Nettuno, pianeta che rappresenta i sogni e la fantasia. Ciò rende i pesci effimeri, eterei e veramente molto sensibili. L'ultimo segno dello zodiaco si distingue soprattutto per la sua vena romantica. Nel mondo della moda, una donna pesci si riconosce per il suo stile bon ton. Gonna a ruota, camicie di seta, vestiti di tulle e stampe floreali sono assolutamente un must have per questo segno così dolce e fantasioso. In più questo segno predilige i colori pastello a quelli brillanti che conferiscono un'aria un po' retro che si addice alla perfezione alla personalità delle pescioline. Romanticismo, quindi, è la parola d'ordine di questo segno ed è imperativo rispettarla. Un morbido vestito floreale con delle scarpe basse ed un adorabile cerchietto tra i capelli e sarete perfette. La nostra Danila ci mostra un look davvero donna pesci. Danila adotta questo stile molto romantico. Perfetto per la vita quotidiana. Grazie mille Danila. Amici telespettatori, eccoci arrivati alla fine di questa rubrica. Spero di aver stuzzicato la vostra fantasia e di avervi dato qualche piccolo suggerimento su come abbinare i vostri outfit con lo stile che più si avvicina alle peculiarità del vostro segno zodiacale. Dalla vostra Camilla è tutto, grazie per averci seguiti e ancora felice anno nuovo. Arrivederci. Buon anno Italia da Lucia Di Paola. Oggi sono a Canosa di Puglia in compagnia della dottoressa farmacista Carmelinda Lombardi. È una dottoressa molto impegnata anche nel sociale e adesso scopriremo insieme di che cosa si occupa la dottoressa Carmelinda Lombardi. Benvenuta dottoressa, lei è una donna, io mi sono molto informata su di lei, molto attenta nel sociale, ci vuole raccontare quali iniziative di lei si è occupata nel corso del tempo? Sì. Partiamo dall'ultima? Sì. Partiamo dall'ultima per poi andare indietro. Sicuramente fai riferimento a Vivi d'Anticipo. Esatto. E non una piaga ma una piega, è l'ultimo evento che abbiamo fatto peraltro insieme. E colgo qui l'occasione per ringraziarti perché sei stata la nostra presentatrice, nonché volontaria anche in quella circostanza. E Vivi d'Anticipo è una campagna di prevenzione del tumore, ovviamente, ed è rivolta sicuramente alle donne, ma un po' poi estesa a tutti, perché di prevenzione non hanno bisogno soltanto le donne, ma ne abbiamo bisogno tutti. E perché Vivi d'Anticipo? Io sono delegata della Fondazione Nazionale Tumori di Canosa di Puglia, ANT, e quindi anticipo ovviamente dice due cose, giochiamo d'anticipo, viviamo d'anticipo prevenendo, e nello stesso tempo ricordiamo che è una campagna ANT. Che cosa fa l'ANT? L'ANT fornisce l'assistenza gratuita ai malati oncologici e a domicilio, quindi conferisce dignità, dona affetto, perché noi mettiamo a disposizione medico, infermiere e psicologo a casa, a domicilio, oltre ad esserci noi come volontari che coccoliamo i pazienti, facciamo la loro accoglienza e poi realizziamo le raccolte fondi. Come le realizziamo? Con le campagne di prevenzione, come Vivi d'Anticipo e con una serie di altre iniziative. E non una piaga ma una piega, perché? Perché in questa iniziativa di prevenzione sono stati coinvolti anche i parrucchieri che hanno donato una piega a tutte le donne, devo dire di ogni età, provenienti anche da altre città, da Andria e da Barletta, oltre che da Canosa, giovani donne anche, che hanno donato i loro capelli. Poi li hanno portati a noi dell'ANT, alla delegazione, e da questi capelli sono state fatte, proprio realizzate, delle parrucche.
Queste parrucche a loro volta vengono date in comodato d'uso gratuito alle donne che ne hanno bisogno, che sono in chemioterapia. E perché? Perché quelle parrucche hanno un doppio valore, come dico sempre, sono anche un elmo di guerra, un qualcosa che serve a lottare fortemente contro il cancro e ad uscirne vincenti, perché chiaramente ti porti la parrucca indossata da donne che hanno già vinto quella battaglia e nello stesso tempo trovi tu la forza, perché è inutile a dirsi, ma nel momento in cui si ha il cancro, si fa la chemioterapia soprattutto, ci si sente più brutta, ci si sente più sole, non ci si piace più e non si pensa di non piacere più né al proprio partner né alla società. Invece con la parrucca abbiamo visto che le donne le acquistano proprio la dignità. È questo che abbiamo voluto fare con Vivi d'Anticipo, non una piaga ma una piega. E poi questo Vivi d'Anticipo, diciamo, è di quest'anno, ma è anche di l'anno scorso, l'altro anno, quindi si è arricchito soltanto della campagna delle parrucche, della solidarietà, ma noi sempre siamo stati presso gli istituti ormai da oltre 15 anni e voglio ricordare un evento realizzato, diciamo, molto bello, con l'Istituto Einaudi di Canosa, dove abbiamo parlato non soltanto di alimenti salutari e di alimenti che prevengono il cancro, dalle più piccole sostanze ai cibi, ma abbiamo proprio realizzato il pranzo di Natale e fatto con alimenti che non provocano problemi, e non soltanto cibi che sono stati cotti in tegami non cancerogeni, perché bisogna anche sapere che prevenire vuol dire utilizzare anche gli utensili giusti, gli strumenti giusti e la cottura giusta, quindi non cuocere in maniera elevata, e certi cibi peraltro se cotti o troppo cotti non sono più salutari, come l'olio stesso che è salutare ma dopo 7 minuti di frittura assolutamente diventa più pericoloso che ottimo. Voi sapete che viene considerato una medicina l'olio, no? in America, ma dopo 7 minuti di frittura non lo è più perché si trasforma. Quindi per dirti, questo serve, bisogna sapere, sono tante cose che bisogna conoscere e che ci aiutano a prevenire il cancro e vivere anche seguendo dei corretti stili di vita. Tra i corretti stili di vita c'è sicuramente anche lo sport, e quindi abbiamo fatto ogni anno insieme a tutti gli istituti scolastici delle bellissime camminate per far comprendere quanto il movimento possa aiutare. Quindi sono una serie di iniziative, negli anni ormai posso dire che sono oltre 20 anni, che nascono dalla mia particolare sensibilità, ma anche dalla professione che svolgo. E infatti, perché dottoressa, ci vuole parlare anche della sua professione come dottoressa farmacista, oltre che essere, come ci ha detto poco fa, un'educatrice sanitaria. Sì, sono farmacista, svolgo l'attività a Canosa e con grande gioia, perché mi sento al servizio dei pazienti e posso finalmente realizzare con la mia professione soprattutto quello che è stato il mio sogno da bambina, cioè curare. Io prendevo, adesso ti faccio sorridere, prendevo il mio bambolotto, che adesso non è più un bambolotto perché è un colabrodo, dico io, e lo curavo, gli facevo le iniezioni, l'ho conciato sempre per le feste, a proposito di buon anno. Era una passione, cioè io volevo che il mio bambolotto stesse sempre bene, quindi lo curavo al massimo. E per dirti, ora come lo faccio? Abbiamo iniziato prima quasi con dei servizi di volontariato, con campagne di prevenzione all'interno della farmacia gratuite. Poi, grazie a Dio, ci è stato riconosciuto il ruolo che ci spetta come farmacisti e operatori sanitari, e quindi svolgiamo altri servizi dalla persona, come l'elettrocardiogramma, la telemedicina, e l'olter cardiaco, l'olter pressorio e tutte quelle, praticamente tutti quei servizi che permettono ancora lì di prevenire, perché con un ECG fatto subito, all'istante, tu veramente eviti, no? Eviti l'infarto, lo previene l'infarto. Così come effettuiamo anche il test di infiammazione da cibo. Sai bene, Lucia, che il nostro intestino è il secondo cervello, qualcuno dice che è anche il primo, ci sono tantissimi neuroni all'interno dell'intestino, lo si è capito da poco, ed è fondamentale curarlo bene. Sapendo qual è il cibo che infiamma l'intestino, possiamo prevenire anche lì il cancro. Quindi, vedi, è una professione che ben si intreccia con il sociale. E poi l'altra cosa che insomma, alla quale tu tieni particolarmente è il mio impegno nel settore ambientale. Nasce da un momento di rabbia, nel momento in cui mi sono resa conto che c'erano delle emissioni nella mia città tossiche, e lì ho iniziato la mia battaglia. Ho iniziato a combattere e ho cercato di spiegare soprattutto cosa è tossico e cosa non lo è, come si fa per fare svolgere un'attività in maniera etica e garbata, come anche qualunque industria
può continuare a svolgere la propria attività, ma lo deve fare in maniera rispettosa dell'ambiente e della salute, perché ambiente e salute vanno insieme. Non possiamo pensare ad un ambiente sano e non esiste, cioè se l'uomo non lo rende sano. E quindi per essere in salute necessariamente dobbiamo proteggere e curare l'ambiente, non inquinarlo. Solo così la vera prevenzione del cancro sarà effettuata. Infatti a proposito di questo, dottoressa, volevo chiederle, perché io so che lei si è battuta in prima persona proprio per fare chiudere un'azienda per lo smaltimento dei rifiuti, perché presentava praticamente delle irregolarità e per assenza di filtri. Sì, sì, abbiamo fatto cambiare i filtri con la Regione Puglia proprio perché probabilmente per ignoranza non si comprendeva il danno che si faceva non utilizzando quei filtri. Quindi le emissioni erano ovviamente tossiche con idrocarburi aromatici e quant'altro, e quindi l'abbiamo, diciamo, più che l'azienda non ha chiuso, ha chiuso per qualche anno, poi ha riaperto mettendo i filtri giusti ed operando nella maniera più giusta per tutti. Dottoressa, lei inoltre ha fornito assistenza e accoglienza senza discriminazione alcuna anche per l'assistenza alle donne vittime di violenza. Sì, io sono stata assessore dal 2009 al 2013 provinciale della prima e unica provincia BAT, e quindi lì ho avuto la fortuna di incontrare anche un assessore regionale con la quale abbiamo combattuto per la realizzazione degli sportelli di prossimità, di accoglienza e di ascolto e anche di denuncia per le donne vittime di violenza. E questi sportelli esistono ancora, ce ne sono in tutte le città, non soltanto nelle grandi città, perché è fondamentale fare in modo che là siano raggiungibili facilmente, perché una donna non può recarsi a Bari per denunciare, non le sarebbe permesso, perché l'uomo che violenta o che stalkerizza sicuramente non permette alla donna di muoversi. Quindi avere sotto casa uno sportello diventa veramente molto utile e molto più facile. Invito a questo proposito, dice sempre le donne, a non aver paura, a cercare le altre donne come aiuto, e chiedo alle altre donne, chiedo a tutte noi di non stare in silenzio, quindi di aiutare le donne che hanno bisogno. Grazie al 1522, che è un numero che diciamo opera, che serve in tutta la nazione, ma che poi smista ovviamente tutte le richieste, tutte le esigenze a livello locale. E, dottoressa, cosa si augura per il futuro della nostra Italia, in modo particolare per quello femminile e giovanile? Io spero, mi auguro innanzitutto, retorica, ma è normale, che questo virus muoia in maniera definitiva, che spero si riesca a trovare veramente la cura, non soltanto per questo virus, ma per tutti i maledetti virus che verranno, perché così è. Abbiamo avuto l'era dei batteri, adesso abbiamo l'era dei virus, e quindi soltanto una vera e buona cura ci potrà mettere al sicuro. E per le donne io auguro, ovviamente, non voglio dire un futuro più roseo, sì, un futuro più roseo, soprattutto vorrei dire alle donne: abbiate più fiducia in voi stesse, crediate più in voi stesse, aiutiamoci, e poi non perdiamo la sensibilità e la femminilità. E cerchiamo di educare i nostri figli al rispetto, in primis, delle diversità, anche all'interno della famiglia, perché noi, i ragazzi, vivono e crescono grazie agli esempi. Quindi dimostriamo in casa, in primis in casa, poi nelle scuole, che sono veramente alla pari, uomini e donne. E solo così forse il futuro sarà migliore per le donne e per i giovani. Cosa auguro ai giovani? Ovviamente spero che riescano ad esprimersi al massimo. Non è vero che non hanno ideali, non è vero che non hanno sogni, anzi ne hanno di grandi, di bellissimi. Mi viene i brividi nel parlarne, e io ho cercato e cercherò sempre, questo è il mio impegno, di supportare i sogni dei giovani andando nelle scuole e di farli vivere e realizzare. E non lasciate l'Italia, giovani. Vedrete che con le vostre passioni e la vostra forza riuscirete ad affermarvi. Una donna con una grande sensibilità d'animo, una donna davvero esemplare. Ho avuto il piacere, insomma, oggi di presentarvi, grazie, appunto, la dottoressa Carmelinda Lombardi. E io vi saluto, a tutti gli amici, di Buon Anno Italia. Buon Anno Italia, grazie. Siamo partiti da Bellaria e Giamarina con la trasmissione Buon Anno Italia e ritorniamo a Bellaria e Giamarina, sempre nel nostro salotto, con Paolo Borghesi, presidente della Fondazione
verde-blu della città di Bellareggia Marina e con la nostra Miss Mamma Italiana Radiosa anno 2019, Deborah Ardini. Bellareggia Marina anche quest'anno ospiterà l'evento finale di Miss Mamma Italiana dal 5 al 10 settembre. Presidente, qualcosa che manca purtroppo alla Riviera Romagnola sono i locali da ballo. Torniamo indietro di 15-20 anni, le persone che ci seguono da casa sicuramente tutti hanno avuto il piacere di poter trascorrere una piccola, media o lunga vacanza nella Riviera Romagnola e ricorderemo da Gabicce, anche se siamo nelle Marche, fino ai Lidi Ferrarese, le centinaia e centinaia di locali da ballo presenti, le balere, i dancing. Oggi da Gabicce, che è Marche, però la possiamo considerare molto legata alla terra di Romagna, fino ai Lidi Ferraresi, queste strutture sono venute quasi a meno. A Bellareggia Marina si può pensare a creare, vista la forza dell'amministrazione comunale, vista la forza della Fondazione Verde Blu, un qualcosa che ci possa riportare indietro ai mitici anni 60, 70, 80? Beh, quello che è stato ormai è stato, è fatica a ripercorrerlo e ricrearlo, anche perché i tempi mutano già. L'idea delle discoteche un pochino è cambiata e si è persa un po' anche nei giovani. Però devo dire una cosa, Bellareggia Marina è l'unica città sulla costa che ha una discoteca con tutti proprio i dogmi che deve avere una discoteca, quindi tutte le misure di sicurezza, tutte le normative necessarie, all'aperto sulla spiaggia, il Becky Bay. Altre città non hanno questa bellissima attività che c'è qui a Bellareggia Marina, quindi questo per noi è già un punto di forza. E poi abbiamo comunque anche piccole discoteche che possono soddisfare quei pochi giovani che vengono, pochi tra virgolette, nel senso quelli che gli piace andare in discoteca, che può essere il Carillon, quindi c'è qualcosa a Bellareggia Marina per far divertire i giovani. Anche se devo dire che ultimamente anche nelle altre città, come dicevi tu, stanno un po' calando, perché forse c'è un cambiamento da parte dei ragazzi, c'è un po' un altro ricercare modo di divertirsi, a volte anche sbagliato, ma adesso credo non sia la sede qui di andare a parlare di questo. Rimaniamo sul fatto però che noi riusciamo a dare un divertimento ai ragazzi sia dal Becky Bay, dove è proprio discoteca sulla spiaggia, e poi anche il Polo Est, che è un altro villaggio dove si fa sport, dove c'è aperitivo, e poi comunque sia ci sono tanti locali dove la sera fanno musica, per cui si può improvvisare due passi di danza. E perciò credo che questo qui a Bellaria non manchi definitivamente. Sì, è vero, 15 anni fa, 20, no, forse un po' di più, forse anche 30 anni fa, c'erano, ho detto 15 perché stavo dicendo 30 anni fa c'erano 15 discoteche, 15 locali da ballo a Bellaregia Marina. Oggi magari ce ne ritroviamo con 3 o 4, ma credo che siano sufficienti perlomeno per il tipo di clientela che frequenta l'estate Bellaregia Marina. Presidente, cosa chiede al nuovo anno? Tanto amore per tutti. Eh sì, l'amore è qualcosa di vero, è qualcosa di bello, è qualcosa di importante, è quella cosa che ci lascia sognare. Anche perché, cara Deborah, sognare non costa nulla, è vero? No. Sì, io chiederei tanta serenità più che amore. Amore e serenità. Amore e serenità. Amore e serenità. Beh, ed è giusto che sia così. L'importante è che possa ritornare anche la pace nel mondo e noi ce lo auguriamo. E siamo giunti quasi a conclusione di questo appuntamento. Io ringrazio davvero tutte le amiche, tutti gli amici che sono stati ospiti con le mie colleghe, con i miei colleghi, di questo appuntamento in tante città italiane. Ringrazio il nostro regista Eugenio Angeli, ringrazio la produzione, ringrazio per l'ospitalità la città di Bellaria e Gia Marina che ci ha permesso di poter essere qui con voi. E vogliamo ringraziare anche il gruppo musicale, cara Deborah, che ci lascia con una bellissima canzone, con un bellissimo motivo, a conclusione di questa trasmissione. Sì. Un inno della terra di Romagna, sì. È vero? Sì, abbiamo iniziato con una dedica alla buona salute a tutti per l'anno nuovo e terminiamo con una dedica invece alla nostra bellissima terra di Romagna, dedicando questa canzone Riviera Romagnola dall'orchestra I Falchi. Thank you.
ritrovando estate a sognar, piccole luci sul mare, una luna, tanti baci, baci di mille fanciulle che ti sanno parlare d'amore. Tornerai, non so, nell'incanto di questa riviera. Tornerai perché in Romagna hai lasciato il tuo cuore. Tornerà sul mar ogni bimba italiana e straniera. Tornerà a cercare il ricordo di un sogno d'amore. Rimini, Cervi e Riccione, ogni insegna una canzone, Romagna mia si canta per le vie, bell'aria sul mare, una fanciulla graziosa nella notte puoi baciare, mentre ti senti cullare dalle note di un vecchio cibo. Tornerai perché in Romagna hai lasciato il tuo cuore. Tornerà sul mar ogni bimba italiana e straniera. Tornerà a cercare il ricordo di un sogno d'amore. Una canzone davvero bellissima. Grazie a tutti voi per averci scelto e seguito. Vi aspetto, mi auguro, molto molto presto, sempre su questa emittente, ma in modo particolare vi do appuntamento dal 5 al 10 settembre a Bellaria e Gia Marina per la 29esima finale nazionale del concorso Miss Mamma Italiana. Buon anno Italia, buon anno a tutti. Stands upon the crazy things we did, it all comes down to love. Do I have it in me?